Buongiorno a tutte e a tutti, sono Ilaria Grigoletto, dottoranda al terzo anno presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari nella sede di Cesena. Il titolo del mio progetto di dottorato è Sostenibilità, Innovazione e Qualità nella filiera dell'olio di oliva. Il contesto in cui si sviluppa questo progetto è quindi il settore della produzione dell'olio di oliva, in cui dobbiamo tenere in considerazione diversi aspetti che influiscono, che hanno una particolare incidenza sulla sostenibilità. Tra tutti, in particolare possiamo menzionare in primis che la maggior parte dei metodi ufficiali per valutare la qualità degli oli d'oliva vergini consiste in procedure analitiche lunghe e complesse, come l'analisi sensoriale, o analisi che spesso prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche tossiche. Inoltre, la produzione di olio d'oliva, intesa come attività agroindustriale, genera una grande quantità di rifiuti e scarti, in cui la sansa è uno dei principali sottoprodotti. Considerando questi aspetti, i due principali obiettivi di questo progetto sono lo sviluppo di metodi analitici rapidi e sostenibili come supporto all'analisi sensoriale e, in secondo luogo, la valorizzazione della sansa, in quanto, nonostante questi scarti rappresentino un importante problema ambientale, contengono composti bioattivi benefici per la salute umana, come i composti fenolici. Il primo obiettivo potrebbe essere raggiunto adottando tecniche rapide e innovative che non richiedano solventi, come per esempio la determinazione dei composti volatili mediante tecniche gas cromatografiche. Vista la stretta correlazione tra composti volatili e attributi sensoriali, questi approcci possono essere utilizzati come supporto al panel test. E i risultati finora ottenuti applicando i modelli di stima della categoria merceologica sono soddisfacenti in termini di campioni correttamente classificati. Inoltre è stata sviluppata una procedura che prevede l'utilizzo di solventi meno tossici come l'etanolo food grade per ottenimento di un estratto ricco in composti fenolici a partire dalla sansa. Su questo estratto è stato effettuato anche uno studio di shelf life, sia da un punto di vista strumentale che sensoriale, non riscontrando né una diminuzione del contenuto fenolico né sono stati percepiti difetti o altri attributi negativi. Le ricadute applicative di queste due ricerche in corso sono quindi lo sviluppo di metodi rapidi di screening per stimare la categoria merceologica degli oli di oliva vergini, che possano quindi permettere di diminuire il numero di campioni da sottoporre all'analisi sensoriale, e il recupero degli scarti in un'ottica di economia circolare mediante la valorizzazione di sottoprodotti dell'industria olearia ricchi di composti fenolici ampiamente riconosciuti per le loro proprietà antiossidanti, ottenendo estratti potenzialmente utilizzabili in altri settori industriali come quello alimentare, farmaceutico e cosmetico.